Ciao amici e bentornati sul canale. Nel video di oggi andremo a fare il test e la recensione di questo nuovissimo Aurese D1 Pro. Alla mia destra, come vedete, ho anche il modello precedente, il D1 normale, e infatti lo userò come paragone per farvi vedere gli aggiornamenti e le novità sia per quanto riguarda la qualità video ma anche per quanto riguarda la qualità del sound. Ci sarà stato un bel passo avanti oppure no? Lo scoprirete in questo video. Box e il brand è stato rinnovato, guardate che belle le immagini in rilievo, anche la dotazione base è veramente full, guardate quanta roba avrete con l'acquisto di questo proiettore a partire dal cavo HDMI, il telecomando, il trasformatore dotato di cavo di alimentazione compresa tedesca e udite udite hanno inserito anche questi utilissimi e comodissimi bastoncini che servono a pulire l'obiettivo e all'interno c'è anche un panno. Conclude il tutto la garanzia e il manuale di installazione. Le differenze sostanziali comunicate dal brand e dopo le andremo a verificare, sono principalmente 4. La prima, l'aumento della luminosità, passando da 200 lumenanzi a 350 lumenanzi del D1 Pro, il miglioramento della qualità dell'audio, con un incremento della potenza, siamo passati da 8 a 10 watt, la riduzione del rumore, infatti Aurese ha dichiarato che il D1 Pro è molto più silenzioso rispetto al D1 normale, e infine è stata anche implementata la connettività, con la presenza anche della connessione Bluetooth per quanto riguarda il telecomando. Anche le dimensioni sono state maggiorate, portando al conseguente vantaggio di poter montare delle griglie di dissipazione del colore ovviamente molto più grandi. E guardate anche il diametro della lente, di quanto è stato maggiorato praticamente di 1 cm. Gli slot sono rimasti pressoché uguali, entrambi hanno il jack 3.5 delle cuffie, lo slot audio video, due porte USB, l'HDMI e lo slot per l'alimentatore. E i tasti di controllo presenti nel case, che avevano avuto molto successo nel D1, sono stati riportati anche nel modello successivo, implementati da dei bellissimi LED azzurri che si illuminano al tocco, così da essere più facilmente visualizzabile durante la proiezione in una stanza completamente buia. I telecomandi sono quasi rimasti uguali, questo è il D1 Pro e questo è il D1 normale. Andando nel dettaglio, ci sono i tasti di accesso rapido per YouTube, Netflix e Prime Video, il più e il meno per regolare il volume, la freccettina per tornare indietro, le tre linee orizzontali per il menu e questi tasti F-F+ che servono per regolare la messa a fuoco. E ora che vi ho spiegato le differenze, almeno sulla carta, tra il D1 e il D1 Pro, non ci rimane che andare a testare sul campo. E ora posizionate i due Aurese uno sopra l'altro, qua c'è la mia Sony e qua ci sono tutte le Insta360 che ho usato come piedistallo. In alto trovate il video proiettato dall'Aurese D1, invece in basso il video proiettato dall'Aurese D1 Pro. Non ci rimane che proiettare lo stesso video di YouTube in entrambi i proiettori ed analizzare le differenze. È partita la riproduzione, si vede anche occhio nudo la differenza, guardate quanto è più luminosa la parte inferiore proiettata dall'Aurese D1 Pro rispetto alla parte superiore dove si vede leggermente più opaco. Anche i colori, come si vede da questo primo piano, si vedono molto meglio nell'Aurese D1 Pro. Vedete anche gli occhi e i particolari, come si vedono molto più marcati, e anche i colori come sono molto più luminosi in quello dell'Aurese D1 Pro rispetto al D1 normale. Ovviamente il D1 normale aveva già una buona qualità di base, però si vede nettamente il miglioramento. Ho voluto per voi mettere le immagini uno sopra l'altro perché così riuscite anche voi a capire le differenze. Spero che si veda bene dalla telecamera perché a occhio nudo si percepiscono veramente bene. Guardate anche in questi frame come si vede la differenza dei 150 lumenanzi addizionali del D1 Pro. Ovviamente in una stanza completamente buia e con un telo perfettamente riflettente le differenze si assottigliano, ma guardate la differenza se vado a accendere luci, la parte inferiore risulta molto più luminosa perché i lumen maggiori del D1 Pro fanno sì che in condizioni di luce non perfette, ossia in una stanza non completamente buia, avrete una qualità migliore e sarete meno dipendenti dalla camera completamente buia. E ora vi voglio far sentire anche la differenza del sound, perché come sapete il nuovo Aurese D1 Pro ai bassi da 10 watt rispetto a quelli da 8 watt del D1 normale. Questo è l'audio dell'Aurese D1, come sentite la qualità non è male, si sente che la potenza è un 8 watt, buono ma niente di eccezionale, perfetto per un uso casalingo, ma magari avrete un po' di difficoltà se lo utilizzerete come proiettore esterno, con tantissime persone che parlano e fanno casino, potrebbe essere leggermente troppo basso. Adesso vado a stoppare l'Aurese D1 e sentite che è partito il D1 Pro. Guardate che differenza, si sente molto ma molto più potente.
Guardate anche la parte interna, quanto è luminosa, è veramente uno spettacolo e devo dire che la differenza di potenza si sente perfettamente. Infatti per parlare devo quasi urlare, per cui posso dire tranquillamente che tra l'Aorte D1 e il D1 Pro c'è stato veramente un passo in avanti. E dopo aver concluso il paragone andiamo a fare un breve tour delle impostazioni di questo D1 Pro. Per accedere vi basterà schiacciare i tre tastini orizzontali e apparirà subito l'home page delle impostazioni. Molto chiara e semplice da capire, ci sono 8 personalizzazioni. Una delle più importanti è l'opzione proiezione, dove andate ad indicare all'Aorzen dove avete posizionato il proiettore. In questo caso io l'ho posizionato di fronte allo schermo, come vedete dalla telecamera, per cui questa è l'opzione corretta. Se lo andate a fissare nel soffitto vi basterà cambiare l'impostazione. Potete anche ingrandire e diminuire lo schermo come ho fatto prima quando ho fatto il paragone. Guardate come riesco a rimpicciolire l'area di proiezione, si può diminuire fino al 50%. È veramente tanta roba. Se per caso avete un telo più piccolo, magari avete dei mobili, potete anche regolare la grandezza della proiezione e ovviamente rimane salvato in automatico, così una volta che lo accenderete rimarrà alla grandezza che desiderate. Per quanto riguarda la connettività, lo potete collegare sia con Bluetooth con altri dispositivi come smartphone o tablet, ovviamente col wifi. Io vi consiglio di configurarlo, così se ci sono degli aggiornamenti li potete fare durante l'accensione. Potete modificare i bassi, gli alti e anche lo stile del sound, in questo caso è in modalità standard. Potrete personalizzare la luminosità, il contrasto, la saturazione, la tinta, la nitidezza, la gamma e anche la temperatura dei colori. Io vi consiglio di tenerli in modalità standard, ma se siete degli smanettoni potete cambiare a vostro piacimento. Se andate a cliccare invece sulla rotellina ci sono le vere e proprie impostazioni in cui potete cambiare il linguaggio, l'impostazione ora, il salva schermo, la sveglia e tante altre caratteristiche che erano presenti ovviamente nel D1 normale. E adesso ho fatto partire un video su YouTube in alta definizione, così andiamo a vedere da vicino le caratteristiche e la qualità di questo D1 Pro, perché prima l'abbiamo paragonato ma adesso l'ho impostato a 100 pollici e guardate, anche se sono completamente di fianco al telo, la qualità risulta veramente buona, per cui non perde minimamente se avrete degli ospiti che staranno seduti un po' in diagonale rispetto allo schermo. Guardate anche il riflesso dell'acqua, se è veramente naturale. Mamma mia, ho quasi la pelle d'oca, spero che si veda bene dalla telecamera. Guardate anche il pelo di questo rapace e anche se vado vicinissimo non si vede lo strano puntinamento che hanno alcuni proiettori di basso livello. E adesso vado a abbassare completamente l'audio, perché vi voglio far sentire da vicino quanto è silenzioso questo proiettore rispetto al D1 normale. Hanno fatto veramente un passo avanti per quanto riguarda la rumorosità. Ma adesso torniamo allo schermo e torno a mettere al massimo il volume. Guardate anche qua la gamma dei colori, si vede benissimo quanto funziona bene l'HDR e anche se non avete il telecomando a portata di mano vi basterà fare una leggera pressione nella parte superiore per accendere tutti i LED delle impostazioni. Potete aumentare o abbassare il volume e anche regolare la programmazione. Per quanto riguarda le dimensioni della proiezione, questo Aorzen D1 Pro può addirittura proiettare fino a 200 pollici. Direi che è un proiettore perfetto sia per guardare video all'interno della casa, ma anche proiettati sulla parete della vostra abitazione, così da vedere un film o una partita con i vostri amici a 200 pollici in alta definizione. E se per caso vi capita di spostare spesso questo Aorzen da una stanza all'altra, non vi preoccupate per la messa a fuoco, perché è dotato sia di allineamento che di correzione trapezoidale automatica. Sto giocando ad Halo 3 su questo proiettore e giocare ad Halo su un 100 pollici è veramente una super esperienza, oh mio Dio! Ok, abbiamo già fatto la prima kill. Comunque per quanto riguarda la connessione e soprattutto la qualità anche durante un test gaming, devo dire che questo proiettore mi sta stupendo particolarmente. I colori mi piacciono da matti e anche il sound è veramente tanta roba. Questo Aorzen è veramente un ottimo proiettore con cui potete giocare se avete una PlayStation, un Xbox o una Switch con i vostri amici per fare delle bellissime partite all'ultimo sangue. Anche il sito di Aorzen è stato completamente rinnovato, ovviamente in prima pagina ci sono gli ultimi tre proiettori, il Boon 3 che avete visto nell'ultima recensione, il D1 e il D1 Pro. Andiamo a vedere anche il prezzo. Come vedete attualmente viene venduto al prezzo di lancio di 279,95. Ma le sorprese non sono finite, perché se andate a inserire in fase d'acquisto il codice sconto D1 Pro 30 e lo andate ad applicare avrete il 38% di sconto e invece di pagarlo 279 euro lo pagherete solamente 173 euro, che è veramente una super offerta per questo proiettore. Se questa recensione vi è piaciuta mi raccomando lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. E prima di salutarvi vi ricordo che vi ho lasciato i link diretti per poterlo acquistare sia del D1 Pro
che del D1 normale nel primo commento e nella descrizione di questo video. E vi svelo anche che questo sabato pubblicherò in anteprima assoluta la recensione dell'ultimissimo smartphone di Casio Olefon dotato di termoscanner. Per cui mi raccomando, vi aspetto sul canale. Ciao!